Bella ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio del Road to Division 1. Non siamo partiti benissimo perché nel primo episodio su tre partite abbiamo ottenuto 0 punti e 3 sconfitte. Quindi bisogna cambiare totalmente ritmo, bisogna cambiare marcia, bisogna invertire la rotta. Lo proviamo a fare. Io in questi giorni mi sono comunque messo su una rosa decente, sicuramente più decente rispetto a quella dello scorso episodio. Ho giocato, come vedete lì, anche un po' di partite, perché sì, in realtà non ho giocato 5, ne ho vinte 5, questo perché ho, come vedete qui, fatto una stagione giocatore singolo, vincendo peraltro la prima divisione. Perché i livelli di difficoltà sono tra dilettante esordiente. Nella seconda divisione, ovvero nella divisione 9, dove sono ora, i livelli si alzano anche esperto, ma comunque è un livello sempre molto basso. Quindi ho anche pochi crediti. Perché? Perché ho messo su, come dicevo prima, una rosa decente. Andiamola a vedere. Allora, ho cambiato il modulo, gioco con un 4-1-2-1-2, c'è sempre Friedel tra i pali, ma la difesa cambia. Jones e Colker, i due centrali, a destra Clerc momentaneamente, ho sia Hoch in panchina che De Sciglio momentaneamente col contratto scaduto, ma ho visto che facendo giocare Clerc, o tra l'altro Hoch, non mi ricordo quale dei due, vabbè l'intesa non cambia, comunque rispetto a De Sciglio fanno un'intesa più alta, quindi metto loro due. A sinistra Monreal, davanti alla difesa ho preso in prestito Ramsey, ho già giocato un po' di partite quindi è sceso a 7. Così come Sterling, che l'ho preso, è una D, però io lo uso come COC e l'ho preso in prestito per 11 partite, ne ho giocate 3 con lui, poi l'ho lasciato in panchina le altre per non consumare il suo valore, visto che il livello degli avversari era dilettante e per comunque poterlo utilizzare assieme a voi, quindi 8 partite per Sterling. A destra Campbell, il costaricano. A sinistra ho Rutledge, anche se ho, come vedete, come vi farò vedere dopo dalla panchina, anche Januzaj. Rutledge però è più veloce e mi piace di più, poi si è i giocatori veloci e buggati a FIFA funzionano sempre. Davanti Carroll e Samuel Eto'o, fresco fresco, non ho mai giocato una partita con Eto'o, l'ho preso tipo ieri e poi ho spento la console, quindi intesa 90 per il Bombers Team. Adesso andiamo a vedere la panchina, composta da Hoch, Balanta, Henderson, Leiva, quindi anche al centrocampo siamo messi bene perché prima facevo il 4-2-3-1 e quindi chiaramente dovevo avere due centrocampisti. Poi Piti, Januzaj e Klose. Tra l'altro direi di andargli a rinnovare il contratto perché sennò non lo possiamo portare. Eh sì, questa è la formazione che ci accompagnerà in questo episodio e che ci accompagnerà intanto per questa partita. Cominciamo a giocare, ragazzi, non vedo l'ora e invertiamo la rotta. Ok, intesa 98. Questo ha una Serie A con un 4-3-3. Attacco con Torres, Florenzi e Keita. Non è una brutta formazione, ma quello che mi preoccupa di più sono i bug. Difesa romanista con Yang Ambiwa e Manolas. Ecco per Montolivo in verticale per lo scatto di Keita Balde. L'assist! Il pallone sul fondo. Tranquilli, non è la registrazione, lagga proprio lì, eh. Campbell contro Mirante. Per il possibile 1-0, vaffanculo, l'ho sbagliato. Ma ragazzi, allora, io ho spinto quadrato, mentre era sul verde. Ma siccome lagga, me l'ha spinto quando era sul rosso. Io non ho parole. Qui Sterling di testa, Carroll, proviamo subito a rifarci. Sterling, dentro ancora per Carroll. Carroll in area di rigore, cioè tu al centro. Sì, però non è possibile lagga solo quando attacco io, dai, vai. Vediamo un po' se riusciamo a finire questa azione, eh. Io aspetto, tanto non ho fretta. La connessione si è interrotta, non è possibile. Vabbè, meglio così, dai. Almeno non stavamo sotto 2-0 quell'altra volta. Perché? Perché? Abbandono Ultimate Team. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Perché poi mi è capitato che quando sono stato in vantaggio io in alcune occasioni e la connessione è svanita, non è che mi hanno dato la vittoria a me o chissà cosa. No, no, semplicemente è stata annullata la partita. Un ibrido del cazzo tra Serie A e Liga. Poi c'è anche Verratti che non c'entra un cazzo con tutto quanto. La squadra di Dio contro il Bombers Team. Vediamo un po'. Poi Eto'o prova a riprendersela senza fallo. È partito Eto'o. È partito il camerunese. Area di rigore per Eto'o che vuole il sinistro. Però lagga, non è possibile il tiro del Stegen.
che vuole infilarsi tra le linee, pallone che diventa buono per Carroll al centro Eto'o, il cross per Samuele Eto'o che non trova la porta. Già due occasioni in 6 minuti. No, adesso però se me la dà persa mi incazzo. Ha messo pausa, cioè è chiaramente uscito perché ha messo pausa lui. Questa me la devi dare vinta. Questa me la devi dare vinta. Cioè se non mi dai vinta questa è un complotto. Ah no, partite, ho capito. Cioè, vedete ragazzi, vedete che mafia. Cioè, quando deve dare la sconfitta a me, me la dà sconfitta. Quando deve dare la sconfitta a lui, no, partita annullata. Intesa 100. Questo ha tutto il campionato brasiliano. No, cioè, tutti i brasiliani. Vabbè, è chiaro ragazzi, è inutile che lo dico, che questa non è l'ultima partita dell'episodio, perché due non l'abbiamo giocate praticamente. Quindi almeno ne faremo altre due, almeno. Non c'è nessuno al centro, arrivano i compagni, cross a cercare Andy Carroll, che è sbucato e prende il palo di sostegno. È pronto Campbell dalla bandierina, il cross in mezzo verso Carroll, che era arrivato in anticipo su Julio Cesar, ma non trova la porta. Rutledge cerca il lancio in verticale, splendido per Eto'o, splendido stop Eto'o, Eto'o, Eto'o! Non trova inspiegabilmente la porta, ma poi con un tiro incredibilmente brutto. Campbell la vuole alzare per Carroll, pallone buono anche per Eto'o. Occhio Eto'o, in area Eto'o, Eto'o! Non è possibile. Non so se l'abbia toccata Julio Cesar. Vediamo dal replay, sì, l'ha toccata. Lo trattiene anche, poi va giù, attenzione al tocco dietro, arriva a rimorchio Casemiro e chiama la gran parata Friedel. Parte Ronaldinho, il cross ad uscire, sembra uno schema, buono lo stop di Lucas, bravissimo Eto'o. Poi Carroll, aspetta Eto'o, ora lo può servire perché Eto'o ha una prateria per andare. Rincorso da Adriano che gli si mette davanti, Eto'o in area di rigore, fino in fondo Eto'o, Eto'o in velocità! Buca Julio Cesar sul suo palo e segna il gol dell'1-0, siamo in vantaggio. Ronaldinho nello spazio per Tyson, esce Friedel, punito però da Tyson. Arriva immediatamente il pareggio, dove c'è solo Ramsey, Sterling. In avanti per Carroll. Occhio a Carroll con il piazzato. Non trova la porta. Si vede adesso il quadrangolo. Campbell cerca di andare via. Va via in velocità. Ancora Campbell. 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 Fino in fondo. Vince ancora in palo. Fino in fondo. Campbell. Spazio per il sinistro. Palo dopo la deviazione di Julio Cesare. Autorete. Torniamo in vantaggio con David Luiz. Giustizia è fatta. Non era giusto quel palo, dai. L'autorete di David Luiz. Ma l'azione personale di Campbell sicuramente si prenderà la scena. Thiago all'indietro, Ronaldinho, Thiago il tiro, Friedel. E in rovesciata Monreal. Lancio lungo al volo, col carino avanti, Ramsey non arriva, arriva Sterling che la rimette dentro. Posizione regolare di Ramsey, il pallonetto di Ramsey, il pallone che è entrato per forza. È entrato 3 a 1, 3 a 1. È stato il tiro più lungo della storia in quanto a durata. Il pallonetto vincente di Ramsey, tra l'altro con i lag non si è visto benissimo, ma è stata una bella azione. La chiusura del difensore su Ramsey, immediatamente Sterling ha scucchiaiato ancora per il centrocampista che ha scucchiaiato di prima. Ai danni di Julio Cesar 3 a 1. Ecco, da qui forse lo rivediamo meglio. Il pallone per Ramsey che poi con il cucchiaio ha scavalcato Julio Cesar. Mettendo il pallone sotto la traversa, Aaron Ramsey. Grattamo se coglioni perché magari mi arriva qualcuno. E tu attenzione al movimento di Rutledge, servito dentro Rutledge per chiuderla! 4-1! 4-1! Il gol di Rutledge, sono contentissimo che abbia segnato anche lui. Si era messo poco in luce rispetto a quelle che sono le sue potenzialità e qui fa un taglio splendido. Per il filtrante, se non sbaglio, di Samuel Eto'o. Poker e 4 a 1 al 69esimo minuto. Sterling restituisce a Carroll che può correre. Passa di fisico su David Luiz che anche di fisico non è messo malissimo. Lo rincorre Carroll, palo clamoroso. Oh, Carroll è partito pure Sterling. Eto'o l'ha visto nello spazio per Sterling. Che qui prova ad arrivare sul pallone, è uscito Giulio Sosa che poi rientra in porta e il pallone per Andy Carroll. Finalmente la manita Andy Carroll trova il gol a 5 dalla fine. Altra splendida azione, splendido il cross di Sterling e poi Carroll ha fatto quello che meglio sa fare, ovvero mettere dentro questo pallone. E finisce qui
dopo 4 minuti di recupero, la prima vittoria finalmente arriva nella prima partita completa di questo episodio. E ne giocheremo un'altra, ma comunque vittoria importante, finalmente un bel 5-1. Ok, un'unica novità di formazione è Close al posto di Carroll, che si prende un turno di riposo. Miro Close non ha ancora giocato in questo episodio, quindi scende lui a fianco di Etolli davanti, con il resto dell'11 che è identico a quello delle altre partite. Ok, il nostro prossimo avversario, valutazione squadra 79, intesa 100, ha una serie A molto molto buona, con un attacco composto da Gomez, Gervinho e Turbe. Pjanic col all'indietro, errore da parte di Casares, attenzione, allora Sterling che può volare in area di rigore, calcia in porta, e qui era meglio darla al centro. Evidentemente Sterling voleva segnare questo benedetto primo gol anche lui, visto che non è stato fortunato nello scorso nella scorsa partita. E allora Close lascia partire il cross col sinistro per Sterling, che di testa non la prende chiaramente. Gervinho, bravissimo Clerc, che può anche calciare, lo prova il destro, e pallone che termina alto sopra la traversa di Marchetti. Izzato, mi sarebbe comodo invece al nostro avversario, tipo uno tipo Close. Attenzione, eccolo, Miro Close in aria, il cross per Eto'o, che non arriva alla deviazione. Iturbe, attenzione a Mbilà in aria, ha lasciato troppo solo, cerca il tiro, no vabbè, io me ne vado. Non puoi fischiargli un rigore, ma perché devi dare il rigore? Ha tirato sulla mia gamba, quindi divento trasparente? Una partita finora stracontrollata da noi. Adesso c'è l'occasione del vantaggio avversario. No, perché Frieder respinge corto. E arriva il gol di Gomez. C'era stato il miracolo di Friedel, che però gli è rimessa lì purtroppo. Attenzione a Gomez, si addormenta il nostro difensore. Gomez 2-0. 1-2 terrificante. Si ferma, l'appoggio per Eto'o, da un'occhiata a destra dove sale Campbell, pallone dentro per Campbell che non lo può sbagliare, prova il destro e sbaglia tutto. Perché non ha tirato di sinistro? Perché non ha tirato di sinistro? Oh, beh, niente, da solo, non lo so io. Qui Eto'o, attenzione, sfrutta l'errore, al centro è solo Close, il pallone per Close, palo, cioè, non lo so, vabbè. Close, per Eto'o. Per Close, contropiede, Close è passato, Close. Continua. Poi ragazzi, cioè, voi chiaramente dite sei coglione, stai davanti alla porta, perché carichi così tanto? Io non carico, e questa è la cosa, capito? Cioè, io comunque carico quanto è sufficiente per dar potenza al pallone. Attenzione intanto a Eto'o, Marchetti, così facile. Yanusai, prova a passare, Yanusai, è passato, dentro, Close, gol di Close, a 20 dalla fine, questo, cioè, se lo sbagliava lo levavo subito, forse lo tolgo lo stesso perché è ora di infilare Carroll per l'assalto, però comunque adesso vediamo un po' cosa fare questa partita, bisogna buttarla dentro però, bisogna essere molto più cinici in molte occasioni. Qui Yanusai, poi lei va, dentro per Eto'o, Perché? Era buono! Ha caricato troppo! Non è possibile! L'avevamo ripresa. Allora è venuto un altro rinvio, Marchetti. Rinvio come prima. Eto'o, dentro per Carroll! 2-2! Andy Carroll! Vabbè, ma questo ce lo faceva apposta! Erano tre rinvii che faceva cappellate, questa volta non lo perdoniamo! Di petto Eto'o per Carroll e lui la mette dentro, è entrato per questo, buca Marchetti e la fa passare tra la gamba destra e il braccio destro. 2-2, l'abbiamo ripresa, ma finisce in questo istante, 2-2, che comunque è un ottimo risultato visto come si era messo la partita, ma viste le occasioni che anche voi vedrete, sicuramente ne abbiamo avute di più e sicuramente ci poteva stare anche una vittoria. Ma non ci lamentiamo più di tanto, perché comunque è un ottimo risultato questo rimontone con i gol di Close e Carroll. Non avendo più voce chiudo anche l'episodio. Vi do appuntamento con il Road to Division 1 la prossima settimana e forse a venerdì massimo, comunque nel fine settimana, con un video della demo di PES, perché ho molte cose da dire su PES, molte sensazioni, e visto che il gioco uscirà tra un mese ne vorrei parlare con voi in un gameplay.
E che dire, sabato torneranno le FAQ, ragazzi. Per quelli che non mi seguono sulla pagina Facebook, non lo sanno, ma come ho già detto lì, non sono uscite le FAQ questo sabato perché non avevamo abbastanza domande. Spero che entro sabato le avremo. Quindi, magari anche qui sotto lasciatemi una domandina, visto che il prossimo episodio sarà con Claudio, come sapete. E niente, vi do appuntamento ai prossimi video. Bella!